Salve cari amici, oggi 2 marzo 2018, questa è la seconda edizione della nostra rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Elezioni, la guida per un voto consapevole. 146 tra indagate, condannate e prescritte, vince il centrodestra. 39 Voltagabbana, vince il centrosinistra. Tutti divisi per nome e per regione. Questo è un articolo che trovate sul fattoquotidiano.it, appunto perché il fatto.it ha analizzati circa 5.000 nomi dei candidati di centrosinistra, centrodestra, Movimento 5 Stelle e Liberi e Uguali. Una lista che tutti gli elettori, regione per regione, collegio per collegio, possono consultare per capire se la loro scelta è quella giusta. Tre requisiti: candidati sotto inchiesta, a processo prescritti, quelli con una particolare predisposizione al cambio di casacca e quelli che si sono fatti segnalare dagli espulsi del Movimento 5 Stelle per i rimborsi ai politici finiti nelle dichiarazioni dei pentiti. Non una lista di proscrizione dunque, ma una mappa per sapere come muoversi, insomma, chi eleggere, questo è anche vero. Quindi leggetevi il fatto.it, mi raccomando. Slovacchia, reporter ucciso, orietata di italiani, Fico dice solo una pezza all'omicidio Kuciak, conquiste mafiose, 7 arresti legati all'inchiesta del cronista ucciso, i business dell''ndrangheta, export in ascesa nel blocco dell'Est Europa, la chiamano la pista italiana, una pista comoda che esclude così responsabilità letali per il governo del leader populista Robert Fico. Già in fortissimo imbarazzo nell'ultimo articolo di Jan Kuciak, il reporter che è stato ucciso, si accusa senza mezzi termini lo staff del Premier, tanto che Maria Trockskova, l'avvenente consigliera capo del suo ufficio, il segretario della sicurezza Willem Jasan, si sono dovuti dimettere mercoledì 28 febbraio. Gillo Dorfles, morto, teorico e critico d'arte tra i più influenti nel dopoguerra. Nato a Trieste il 12 aprile 1910, è stato uno dei critici d'arte tra i più influenti del Novecento. Sloganò il Kitsch ed è stato impegnato fino all'ultimo in mostre, recensioni e libri. Nel 1948 è stato tra i fondatori del movimento per l'arte concreta, assieme ad Atanasio Soldati, a Galiano Mazzoni, Gianni Monnet e Bruno Munari. Ama il senatore di Forza Italia ordine: non licenziate il mio uomo. L'avvertimento. Aracri, già accusato di corruzione, chiama l'AD della società di rifiuti che voleva cacciare un dipendente che diffondeva notizie false. La mia telefonata è in linea con un antico adagio: meglio prevenire che curare. Esordisce dall'altro capo del filo, appunto, con l'accento romanesco e modi affettati, per mettere subito in chiaro il tono della conversazione. È accaduto qualcosa di spiacevole a uno dei suoi e quando l'8 febbraio compone il numero di Lorenzo Bagnacani, il senatore Francesco Aracri confida di mettere a posto le cose. Bella cosa, come risolvere i problemi. Embraco, Fiom dice, confermato il congelamento delle lettere di licenziamento per il 2018. Il governo in questi giorni ha continuato a cercare una soluzione per evitare che i 497 dipendenti andassero a casa. Dopo i contatti tra il ministro dello sviluppo economico e il CEO di Whirlpool, Mark Blitzer, alcuni esponenti della multinazionale americana ieri sono stati al ministero per incontri tecnici. Bene, cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.